presidente della giuria Disegniamo la Fortuna, il dottor Gianni Letta, e insieme a lui il direttore dell'ADM, Marcello Minenna. Prego. Presidente. Buongiorno a tutti. Buongiorno, dottor Letta. Direttore, eccoci qua. Abbiamo visto che l'ADM ne fa di tutti i colori. Diceva giustamente, l'ha osservato al ministro Lamorgese, che il filmato iniziava "non ci fermiamo mai", ed è vero, ma il direttore Minenna non si ferma nemmeno la notte e tante ne fa, tante ne inventa. E avete sentito che l'ultima invenzione è veramente bella, perché affianca alla lotta di repressione contro l'illegalità su tutti i fronti e tutte le frontiere anche qualcosa di costruttivo, di positivo, che ha un grande valore sociale, un grande valore simbolico e non solo, perché affidare il biglietto della lotteria ad artisti meno fortunati, quando si compra un biglietto della lotteria in genere si dice "voglio tentare la fortuna". Minenna con l'ADM invece ha chiesto a loro, ai meno fortunati, di disegnare insieme alla fortuna per costruire un mondo migliore e possibilmente più fortunato per loro. Visto che c'è Malagò, nel trionfo delle Olimpiadi, delle Paralimpiadi, potremmo dire che Minenna ha conquistato la 70ª medaglia d'oro delle Paralimpiadi. Erano arrivati i nostri a 69, la 70 la possiamo dare a lui, perché il mondo della disabilità ha trovato sul terreno dell'arte un riconoscimento straordinario. Grazie, dottor Letta. Tra l'altro, forse possiamo anche vedere scorrere i 6 disegni che avete scelto, che si aggiungono ai 6 precedentemente già selezionati. Ecco, che sono questi qui e che insomma sono un segnale. Come avete visto, è stata fatta una giuria di personalità molto diverse, ma molto popolari, con grandi sensibilità del mondo dello spettacolo. Avete visto Favino, avete visto Renzo Arbore, c'era la Milly Carlucci, c'era l'architetto Stefano Boeri a Milano, ma c'erano poi 2 specialisti, perché c'era la Cristiana Collu, che è la direttrice della Galleria Nazionale d'Arte Moderna, e c'era la Cristiana Rebaudengo, collezionista famosa, che quindi sul piano artistico ed estetico ci hanno guidato. E poi abbiamo portato invece la sensibilità di chi è a contatto con il popolo e che sperimenta la sua popolarità, ha potuto portare un contributo notevole. È stata una giuria molto diversa dalle solite, ma molto interessante, che ha lavorato molto bene e che ha offerto dei disegni molto aperti alla speranza, che sembrano proprio disegnare la fortuna e augurare la fortuna ai possibili vincitori di domani. Grazie. Intanto l'auguriamo all'ADM e al direttore Minenna. Sì, tra l'altro sono queste iniziative, sono insomma, non solo apprezzabili, ma sono davvero fondamentali, perché poi torniamo sempre dal punto da cui siamo partiti, arrivano davvero a incidere sulla vita delle persone, di quei bambini, di quelle famiglie, di quelle persone che hanno difficoltà. E questa, ecco, io credo che iniziative come queste, ogni tipo di inclusione, di attenzione soprattutto a chi ha bisogno innanzitutto di essere accolto, di attenzione, alla fine sia forse il compito principale di ciascuno di noi nei confronti degli altri, insomma, innanzitutto. Dottor Minenna, lei è stato straringraziato, stracitato, aggiungo i miei complimenti per l'organizzazione di questa giornata, per la sua dedizione. Vuole fare intanto un commento su questa iniziativa, poi le volevo fare una domanda. Grazie, innanzitutto ringrazio tutti le autorità e tutti gli intervenuti, innanzitutto per la disponibilità, il tempo, l'affetto nei confronti di questa agenzia. L'iniziativa, come ha detto benissimo il Presidente Letta, è un'iniziativa importantissima, riprende la tradizione. Tanti anni fa la Lotteria Italia lanciava dei giovani artisti, molti di questi sono nelle gallerie di arti moderne di tutto il pianeta. Abbiamo deciso di reinventarla con questa logica inclusiva che muove dall'esigenza di unire. Ed è proprio in quest'ottica che credo che sia un modo nuovo, originale, ma soprattutto che è al passo coi tempi, perché questa è la verità. Il vero problema
e la vera difficoltà, credo, anche per un ente come l'agenzia, è rimanere al passo coi tempi. Ora, Presidente Letta, io scendiamo e la lasciamo solo, ma prima volevo dirle fare solo una domanda, visto che abbiamo qui illustrissimi ministri del nostro governo e la sua agenzia interagisce praticamente con ogni attività che riguarda i ministeri, c'è qualcosa che lei vorrebbe dire alla politica, visto che insomma forse l'occasione è quella giusta, di cui in qualche modo abbisognerebbe la sua agenzia? L'ha già detto più volte. Ma così grazie. C'è la prova davanti a tutti. Davanti a tutti. Ma io credo che insomma oggi facciamo 20 anni di Libro Blu. L'amministrazione che ho l'onore pro tempore di guidare dall'Unità d'Italia è al servizio del Paese nelle materie delle accise, delle dogane e dei monopoli. E questo è bello perché crea tradizione, ma in un paese come il nostro è anche fonte di stratificazioni normative. Noi siamo regolati, e regoliamo e vigiliamo con oltre 3.500 norme. Insomma, francamente io credo che razionalizzazione, semplificazione, un testo unico, io credo anche alla materia, penso anche alla materia dei giochi, perché avere regole chiare è il primo contrasto all'illegalità, è il primo strumento di vigilanza. E in questa prospettiva, vista la dipendenza funzionale che è stata testimoniata magistralmente nella tavola rotonda, e non ho la presunzione di meglio specificarla, è evidente che anche un'evoluzione organizzativa probabilmente serve verso un modello di autorità, un modello che sia al passo coi tempi. L'agenzia si sta misurando con la guerra dei dazi, il Brexit, l'abbassamento dei livelli IVA in dogana, anche pacchi da un euro fanno dogana. La via della seta, la logistica, il raddoppio del canale di Suez. Quello che era vero all'inizio del 2000 oggi è completamente falsificato. E l'agenzia ha reagito a queste esigenze con un forte, ringrazio per le parole, quindi non mi ripeto, dinamismo e capacità di innovare le procedure. Ma serve, secondo me, l'esigenza di mettere mano all'apparato ordinamentale in una logica di modernità e semplificazione. Grazie. Allora, la salutiamo, Presidente Letta, e io la lasciamo. Grazie a tutti voi dell'invito e dell'accoglienza.